cantato anche meglio. Ah, bene. Allora, ci hai cantato una canzone molto tenera, comunque, non è proprio, no? Dillo tu il titolo, perché io in inglese sono un po' una capra. All of Me di John Legend. Ok. Datti un voto, come l'hai cantata? Oddio, un voto è tosta. Vabbè, senza, magari senza dare un numero, però. 6.5-7, dai. Mazza però, proprio. Poco. Io a scuola avrei pagato per un 7. Beh, dipende in quale materia, però no, no, vabbè, tu c'hai una voce particolare, comunque riconoscibile, e che comunque ti dà grandi soddisfazioni, secondo me, anche perché io te conosco dal Karaoke King, quindi non è che dici, sai, ti sento adesso, c'è una voce particolare dietro, e quindi ti chiedo una cosa, no? Che ruolo ha la musica nella tua vita? Descriverlo in poche parole non è facile. No, però ha un ruolo. La ragione per cui mi sveglio la mattina. Ma ha detto niente. Sembra una frase fatta. No, no. Beh, vuol dire che fa cioè che c'ha comunque, sta nell'hype parade praticamente, perché comunque è la cosa più importante. E tu, se dovessi descrivermi che cos'è la musica? Che cos'è? Tutto. Mi dispiace, magari sto dando delle risposte scontate. No, però no, nel senso, voglio per dire, me è proprio tutto. Se mi tutto è come quella, dire l'ossigeno che respiro, l'acqua che bevo. Cioè, è un elemento allora fondamentalissimo. Assolutamente. Al 100%. Il 50% dei miei tatuaggi sono dedicati alla musica. Quindi. Oh, fantastico. Che cosa ti ha dato la musica a te? Mi ha salvato la vita in più. Cavolo, cioè, è un'espressione, cioè è una definizione importante, nel senso che vuol dire che se non ci fosse stata, magari in questo momento stavi a fare un'altra cosa, o comunque stavi in giro per Roma, magari, no? E quindi è bella questa cosa, che la musica è proprio una sorta di miglior amica, no? Bella, mi piace, ma un po' colpita. A chi ti ispiri quando scegli una canzone da cantare? Ah, in realtà io scelgo canzoni molto spesso che non hanno un senso logico, nel senso che spazio tantissimo tra i generi, ho fatto proprio di tutto nella vita. Ma perché appunto mi piace così, non ho proprio un punto di riferimento, una cosa, un genere che voglio fare di preciso, ho sempre spaziato tanto. Ma tu canti in, cioè, canti in inglese? Maggiormente sì, però ultimamente mi sto prendendo di più anche all'italiano. Ok, in inglese chi è che ti piace? Non so, non sapete che parte cominciare. Cioè, in inglese può piacere Whitney Houston come, che ne so, i Beatles. Io sono partita da adolescente suonando punk, poi ho cominciato a suonare metal. Cioè, a me è musica tosta, Sì. Poi ho studiato canto lirico per un periodo, quindi proprio quando dico tutto intendo tutto, volo più bazzetta, mi fa. Tante cose. Che cosa ti ha portato al canto lirico? Perché comunque è un genere particolare, no? A volte mi dicono solo se sei un po' predisposto ti avvicini al canto lirico. A te che cosa ti ci ha portato? Questa cosa mi incuriosisce un botto. È un grande amore per l'opera. Sì. Era la mia prima scelta. Ho anche tentato di entrare in conservatorio, purtroppo non è andata bene, ma per vari problemi che ci sono all'epoca. Però bello! No, bella questa cosa. Rimane il mio più grande amore, insomma. La lirica. No, bellissima, non l'avrei mai detto, guarda, credimi. Lo dicono tutti. No, perché sai. Sono imprevedibile. Esatto, però è figa questa cosa. E se invece dovessi descrivermi chi è Aras Lee, che cosa fa nella vita, che cosa ti piace, a parte la musica chiaramente. No, vabbè, basta, sembro una pazza ossessionata, forse lo sono. E no, vabbè, nella vita faccio la programmatrice, quindi proprio tutt'altro. Però quello è ciò che serve a campare, e la musica è ciò che serve a vivere. Due cose molto diverse. Ti ci vedi come cantante fra 5 anni? Ma pure oggi, pure domani, ma subito. Cioè, tu molleresti chiaramente? No, chiaramente sì, io mollerei tutto. No, vabbè, allora vedo l'ora di succederà, poi di brava, succederà. Perché se ci credi tanto, secondo me, poi alla fine succede, perché indirizzerai comunque a 70 anni
Ma che è 70? Oh, ma sei giovane. Nel senso che non mi arrenderò mai. Se non ci riesco a 70 anni, ci riuscirò a 75. 80? No, sempre. Guarda, lo dico sempre anch'io, guarda, tranquilla. Allora, facciamo così. Fatti un in bocca al lupo personale e un in bocca al lupo, chiaramente, alla tua squadra. Vai. Bocca al lupo a me perché devo diventare ricca e famosa il mio possibile. In bocca al lupo a tutti i miei compagni di squadra che sono tutte persone adorabili, mi hanno accolto subito benissimo e non è scontato, anche perché sono una persona un po' difficile, quindi non è scontato per niente. E sono tutti bravi, hanno tutti voci diverse, quindi li adoro tutti dal primo all'ultimo, quindi in bocca al lupo a tutti noi. Perfetto, comunque posso dirti una cosa, nessuno è una persona difficile, siamo tutte persone diverse, quindi nessuno è difficile, ci dobbiamo soltanto incastrare e basta. Grazie Aras, grazie a te. Sei stata fantastica, grazie top.